Presenze record in questi giorni sul Gran Sasso. Sia ieri che l'altro ieri sono stati davvero tantissimi gli sciatori che hanno scelto la montagna aquilana con lunghe file in biglietteria per salire agli impianti. Oggi nevica in quota, ma per domani si prevede un tempo migliore e dunque un buon afflusso di sciatori. Ieri più di 1.500 persone sulle piste, tanti controlli da parte delle forze dell'ordine per il pericolo valanghe e per far sì che non ci fossero fuori pista. La neve è tanta, la stazione è sommersa da neve che raggiunge sino i 4 metri di altezza. Dunque si scia ancora e lo si potrà fare almeno sino al 1° maggio, con tanta attesa per il 12 per la tappa del Giro d'Italia. Occasione imperdibile in Mondovisione per rilanciare la bellezza del territorio. Si cercherà di mantenere aperta per quel giorno almeno una pista. Con la chiusura in anticipo della stazione di Campo Felice, il Gran Sasso è rimasta una delle poche località del centro-sud Italia dove è possibile sciare in pieno aprile, assieme alla maglietta e al comprensorio sciistico di Lorica. Oggi 24 aprile, come potete vedere, sempre pieno di neve. Veniamo da 2 giorni di tutto esaurito, tanta gente, bel tempo, grande festa. Diciamo che la stagione sta finendo nel migliore dei modi. Oggi non è così bello, è coperto, però si prevede anche un po' di nevischio. Siamo pronti, anche oggi siamo pronti ad ospitare tutti gli utenti che hanno imparato a conoscere il Gran Sasso.